siamo nel bel mezzo delle celebrazioni benedettine a Subiaco, un marzo che ormai già da un po' di tempo, da quando soprattutto lei ha preso diciamo, l'amministrazione cittadina, sta riportando Subiaco, diciamo così, all'attenzione anche del turista, di chi era ignaro di questa presenza di San Benedetto proprio qui a Subiaco. E oggi, che è sabato 14 marzo, nella bellissima Rocca Abbaziale e la piazza, diciamo, di Santa Maria della Valle, ci sarà una rievocazione storica in abito di un famoso giuramento. Ma di questo giuramento, Sindaco, vorrei che lei ce ne parlasse e ci dicesse questa fiaccola, da dove è partita quest'anno. Allora, bisogna dire anzitutto che 4 anni fa il ritrovato gemellaggio con le città di Norcia e Cassino ha permesso di far riscoprire a Subiaco la sua identità benedettina. Sono reiniziati quindi dei percorsi importanti con le altre due città benedettine che ci hanno portato ogni anno ad accendere la fiaccola benedettina in una capitale europea ed a portare il messaggio di pace che San Benedetto nella sua regola e soprattutto nella permanenza allo spego di Subiaco ideò per la civiltà occidentale. Questo messaggio straordinario di natura culturale, di natura spirituale, ma di natura anche civile, perché ritroviamo qui l'idea di fondo dell'unità europea dei popoli, ci permette oggi di riproporre Subiaco su una dimensione nazionale e internazionale di grande livello. Questo percorso ha portato quest'anno la fiaccola a Dublino, e in quell'occasione è stato presentato il marchio Terre di San Benedetto, un nuovo marchio turistico formalmente registrato che d'ora in poi accompagnerà la promozione territoriale delle tre città benedettine, che si presenteranno quindi agli operatori in maniera univoca, proponendo un percorso di sicuro fascino, di sicura tradizione e veramente ben composto. Quest'anno per la prima volta, e quindi oggi esordiremo, la città di Subiaco presenterà il suo corteo storico Communitas Sublacensis. Un risultato raggiunto con tanto sforzo, con un lungo percorso, grazie a tanti cittadini che veramente hanno messo la propria professionalità, la propria competenza, il proprio amore per la città a disposizione, e siamo riusciti quindi ad adeguarci a quelle che erano già le tradizioni di Norcia e Cassino, che da circa 20 anni avevano i loro cortei storici che li rappresentavano in giro per l'Italia e per l'Europa. Oggi Subiaco si adegua a questo modello e sulla scorta dei suoi primati, quindi quello di San Benedetto e soprattutto quello della stampa che il 28 marzo aprirà, diciamo, il suo percorso di celebrazioni, si ripropone come centro fervido culturale italiano aperto all'Europa. Adesso con le delegazioni istituzionali dei comuni di Norcia e Cassino ci sposteremo al monastero di San Benedetto presso lo Speco, dove la fiaccola a rientro da Dublino verrà benedetta da abate ordinario di Subiaco Don Mauro Meacci. Quindi è il primo ritorno formale della fiaccola in Italia. Domani la fiaccola sarà a Cassino, il 18 sarà benedetta da Papa Francesco, il 20 tornerà a Norcia e quindi il 21 rientrerà finalmente in città a Subiaco, accolta dalle delegazioni istituzionali, rappresentanze governative regionali, e verrà
finalmente acceso il tripode che illuminerà per un anno la città di Subiaco e riporterà quindi quei valori di grande importanza spirituale e civile all'interno della città. Prima di cominciare, ci racconti lei cosa sta provando, perché noi abbiamo saputo che tutto ciò è frutto del suo amore, della sua passione, delle sue idee che ha voluto poi realizzare grazie ovviamente anche al contributo di tanti cittadini che hanno sposato questo progetto e sono felici insieme a lei e insieme a tutta la popolazione, oltre ovviamente ai cittadini di Norcia e Cassino, di far rivivere un qualcosa di storico che rimane, no? Per Subiaco, perché da lì insomma ci fu un patto di giuramento di un vecchio abate commendatario. Allora, oggi per me è una giornata davvero emozionante, perché sono stato sempre appassionato della tradizione, della storia locale, dell'identità territoriale. Oggi vedere la città che si ridesta e ricrede nella propria identità, nel proprio senso di appartenenza, nel proprio patrimonio culturale e storico, è veramente una grandissima emozione, e sono emozionato veramente come il primo giorno di scuola oggi. Ma quello che più mi preme sottolineare, ecco, è che indubbiamente c'è stata una spinta in questo senso dell'amministrazione comunale, ma tutto ciò non si poteva realizzare senza il supporto autentico, veramente gratuito, appassionato di tanti cittadini. Subiaco oggi esprime due forti messaggi. Il primo, quello di ricredere nella propria identità, nella propria storia, e farne un veicolo per costruire il futuro, per attrarre visitatori, per far riscoprire la propria identità culturale, artistica, storica. E un altro è quello più importante a mio avviso, perché fa presagire un futuro ricco di soddisfazione, è quello che rimette in mostra il proprio talento. Tante persone hanno messo la propria professionalità in maniera gratuita, indistinta, a servizio della propria città per realizzare qualcosa di grande e di bello. Ecco, questo è lo spirito che Subiaco sta ritrovando e che secondo me ci darà grandi soddisfazioni nel presente e nel futuro. Come testimone dello solenne giuramento dell'abate Rodrigo Borgia, sono accorsi i rappresentanti delle comunidades di Nurcia e Casinum, e in aggiunta i rappresentanti delle sei contrade delle comunidades Suplacensis. L'abate commendatario Rodrigo Borgia e il suo grande imperio. Era quel tempo Subiaco un castello diviso in sei contrade. Per coloro che qui vi sono adunati, ma che da stranier loca arrivano, mi piace di spiegar la cagione dello nome di suddetta terra. Lo romano imperatore Nerone venne in
codesto loco e subito edificare una lussuosa villa sopra le rive dello fiume Aniene. E lo corso dello fiume fu diviso in 3 laghi, li si imbruì in stagna. Per codesta cagione lo castello nostro chiamasi Sublaco. Ma non più parole ormai. Veniamo al fatto! Per grazia di Dio e del santo benedetto protettore dello castello di Sublaco e con l'aiuto d'entrambi, futuro abate e commendatario, da questo momento e da presso sarò fedele allo statuto dello primaio abate Giovanni Torquemada. Io, lo notaro Giulio Nardi, apprestomi a scrivere sopra lo libro delle reformazioni della comunità di Sublaco lo giuramento dell'abate commendatario che voi tutti avete ora ascoltato, in modo da adempiere allo mio ufficio con scrupolo e senza inganno. Giovanni Maria Scantone, a nome della Comunitas Sublacensis e dei castelli tutti dell'abbadia, giuro solennemente di sottomettere me medesimo allo novello abate commendatario, eccellentissimo e reverendissimo Messer Rodrigo Borgia. In nomine Dei e Santi Benedicti, patroni sublaci, ego, presidi dux, Marcus Antonius Ferrari, giuro manutenere abbazie presidem in commenda et salvare ex sacra monasteria terram sublaci et cetera castra abbazie. Allora, sta accompagnando il suo gruppo di Cassino, il sindaco, e una sua dichiarazione, come ha accolto l'invito di Subiaco per questo corteo? Ma l'ho accolto come sempre con grande entusiasmo, non è la prima volta per me, anzi tante volte sono venuto qui a Subiaco perché nella mia prima esperienza, addirittura nel 94 venni qui da sindaco con la fiaccola benedettina di ritorno da Londra. Quest'anno è un anno particolare perché anche Subiaco ha il suo corteo storico come Cassino e Norcia. È un anno particolare perché siamo qui nella rocca di Subiaco. È un anno particolare perché domani, il 15 marzo, a Cassino ci sarà l'arrivo della fiaccola benedettina e nello stesso tempo, nella stessa serata, noi ricorderemo il sacrificio di Cassino che 71 anni fa fu completamente distrutta dalle bombe degli alleati nel secondo conflitto mondiale. Quindi aver unito l'arrivo della fiaccola con la celebrazione della distruzione di Cassino è un fatto inedito e sicuramente significativo, quindi un'emozione in più. E poi finiremo con l'arrivo qui a Subiaco, Norcia, delle fiaccole, prima della benedizione del Santo Padre. Anche lei, sindaco di questo bellissimo comune umbro, una sua impressione, un suo commento, grazie anche all'invito del sindaco di Subiaco per prendere parte a questa manifestazione. Beh, abbiamo avuto modo di partecipare a una celebrazione veramente molto suggestiva all'interno del Sacro Speco di Subiaco. Io ho rivissuto un'emozione particolare da bambino, da ragazzo. Ero venuto qui con la nostra fiaccola di San Benedetto, che già all'epoca i comuni di Subiaco, di Cassino e di Norcia portavano attraverso le strade del cammino di San Benedetto. L'avevo rivissuta quella emozione già nella mia precedente esperienza amministrativa. Oggi
è stata una specie di tuffo al cuore, un'emozione che avevo dimenticato. E devo dire che questa importante comunità, che sta sempre di più stringendosi tra i comuni di Norcia, Subiaco e Cassino, grazie anche al sindaco Francesco Pelliccia, che ci sta lavorando moltissimo, ci si sta dedicando, perché sente in modo importante e significativo il valore dell'identità, della testimonianza che queste tre comunità devono essere in grado di portare avanti, specialmente in periodi difficili, complessi come questi, in cui le nostre comunità sono in qualche modo attaccate anche da chi combatte una guerra mentre noi siamo in tempo di pace. Ecco, in momenti come questi e in momenti così difficili che le nostre comunità debbono ritrovare la propria identità, ricercarla, sentirla propria. Queste manifestazioni, questo momento che stiamo vivendo insieme qui a Subiaco è un momento in cui le nostre comunità ritrovano la loro identità più profonda, l'eredità che Benedetto 1600 anni fa ha lasciato per noi e che noi forse indegnamente cerchiamo di ricordare ogni anno. Abbiamo l'obbligo di continuare a farlo, abbiamo l'obbligo di tramandare alle future generazioni i valori importanti della regola di Benedetto, valori che sono stati scritti, ribadisco, 1600 anni fa. Mettere il lavoro al centro della dignità e della vita dell'uomo non è stata cosa comune. Benedetto non ha scritto una regola per gli altri, l'ha scritta per se stesso e gli altri l'hanno chiesto a lui. Noi, insieme a Cassino, insieme a Subiaco, stiamo cercando di fare ancora in modo che Benedetto possa essere per la nuova Europa ancora il faro che per 1600 anni è stato per tutte le nostre comunità. Comune, condiviso, stiamo promuovendo i nostri territori sotto un unico marchio, per la prima volta Terre di San Benedetto, che sta riscuotendo un grande successo in tutta Europa. Crediamo che finalmente ci sia lo spirito, la volontà, la coesione giusta per poter guardare lontano. Noi ci stiamo credendo tanto, ci stiamo investendo tanto e credo che i risultati di oggi siano testimoni di questo, cioè vedere le tre comunità, i tre cortei uniti in una sola piazza, in un solo momento, è qualcosa veramente di emozionante per noi che abbiamo seguito questo percorso. Quindi Norcia e Cassino, tra l'altro, dallo scorso 11 luglio sono città strette formalmente in amicizia con la città di Subiaco, con una deliberazione dei rispettivi consigli comunali. Crediamo in questo rapporto, crediamo in questa amicizia e siamo sicuri che ci porterà grandi risultati. Subiaco, Norcia e Cassino uniti nel nome di San Benedetto.